In una giornata condizionata dai tanti rinvii nel girone B di seconda categoria, l'Unione Sportiva Amarano riesce ad avere la meglio sulla Eugenio Coscarello e rimanere in testa alla classifica, approfittando anche ovviamente della sosta delle altre squadre, tra cui l'Oreste Angotti, che è stata fermata, diciamo, nell'incontro contro il Parenti, e dell'Atletico Rogliano che doveva giocare la partita con i Falchi Rossi di Falconara. Quindi solo due partite giocate in questo girone, il 4-2 della Unione Sportiva Marano e il 3-0 del Comunicando contro il Calcio Malvito. Quindi sicuramente una classifica che ancora non è ben delineata, però consente appunto alla squadra di casa, con la vittoria ottenuta grazie alle reti, alla doppietta di Bruno, di Verta, di Carbone, contro i gol di Greco, De Cicco, dell'Eugenio Cascarello, dicevamo, consente alla Unione Sportiva Marano di poter guardare per una settimana dall'alto della classifica il resto della compagnia.